Mascherine all'aperto, lucchesi già preparati, sono entrate in vigore le nuove disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio. Test rapidi nelle scuole dalla prossima settimana, la conferma è arrivata in queste ore dall'ASL Toscana Nord-Ovest. In arrivo anche medici per la gestione dell'emergenza sempre nei plessi scolastici. Le donne protagoniste della storia italiana, presentato l'evento del prossimo 18 ottobre all'Auditorium di San Romano, le grandi figure femminili prendono voce grazie alle artiste lucchesi. Lucchese irriconoscibile, il Grosseto ringrazia, meritato successo 2-0 dei maremmani che spugnano il Porta Elisa con una doppietta di Boccardi. Pessima prova dei rossoneri attesi adesso dalla difficile trasferta di Vercelli. Tutti voi un cordiale saluto, ben ritrovati per questa edizione del TG Noi che dunque apriamo parlando del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entrato in vigore dalla mezzanotte dell'8 di ottobre. E si tratta di tenere a disposizione e indossare le mascherine anche all'aperto laddove ci si trovi in presenza di altre persone. Noi siamo andati a verificare un po' tra i lucchesi come hanno accettato questo nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e soprattutto se già erano un po' preparati. Ce ne parla Luigi Casentini. Le nuove disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio firmato in queste ore sono già entrate in vigore con i nuovi obblighi riguardo specialmente l'uso delle mascherine anche nei luoghi all'aperto. Nel dettaglio è previsto l'obbligo di avere sempre con sé la mascherina e l'obbligo di indossarla nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. L'obbligo non vale per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità. La scadenza di questo stato di emergenza è stata fissata al momento al 31 gennaio 2021. Le sanzioni per chi dovesse contravvenire sono rimaste le contravvenzioni da 400 a 1000 euro. Il nuovo decreto, in centro a Lucca, è stato recepito quasi appieno, anche se già nei giorni scorsi erano molti lucchesi che avevano iniziato autonomamente ad indossare le mascherine anche all'aperto. Purtroppo va evidenziato come, nella maggior parte dei casi che abbiamo potuto constatare, a non osservare il provvedimento siano i giovani e i giovanissimi, ancora poco inclini ad indossare le mascherine nella maniera corretta, ovvero coprendo bene anche il naso. Per quanto riguarda la disponibilità e il reperimento dei presidi, la consegna gratuita delle forniture regionali è terminata, ma adesso si possono trovare sia nelle farmacie che negli altri esercizi commerciali convenzionati quelle al prezzo calmierato di 50 centesimi. Il bollettino Covid delle ultime 24 ore, cominciando dalla Toscana, dove i nuovi contagiati sono 339, i ricoverati 159, più 8 rispetto a ieri, terapia intensiva 27, meno 1 rispetto al giorno precedente, nessun decesso. Passiamo adesso alla tabella successiva, quella che invece riguarda nello specifico la provincia di Lucca, suddivisa per zone. Nella Piana di Lucca 9 nuovi casi, 3 a Lucca, 2 ad Altopasce, come vediamo 1 a Capannori, Monte Carlo, Pescaglia e Porcari. 12 nuovi casi nella Valle del Serchio, 6 a Barga, 4 a Gallicano, 1 a Castelnuovo e 1 a Borgo Mozzano. Ed infine 6 nuovi casi in Versilia, 4 a Viareggio, 1 a Camaiore e 1 a Massarosa. Ancora in tema di coronavirus, in arrivo dalla prossima settimana i test rapidi nelle scuole, ce ne parla Silvia Toniolo. Dalla prossima settimana i tamponi rapidi entrano in classe per scoprire i nuovi contagi da coronavirus tra studenti e professori nel giro di pochi minuti. Lo comunica il direttore generale dell'ASL Toscana Nord-Ovest, Maria Letizia Casani, che annuncia anche l'ingresso, sempre dal 12 ottobre, dei medici a scuola, professionalità specifiche da dedicare alle attività sanitarie previste dai protocolli del Ministero della Salute. I test rapidi antigenici saranno analizzati in laboratorio con una
un'apposita macchina. Saranno 55 i medici impiegati a questo scopo in tutta l'ASL Toscana Nord-Ovest, oltre una quindicina in totale nelle scuole della nostra provincia. Il loro ingresso in servizio, spiega Casani, ci permetterà di migliorare alcune tempistiche e di dare un po' di respiro a tutto il sistema territoriale, da tempo sotto pressione per la seconda ondata di nuovi positivi. Con la diffusione del virus sta aumentando anche la capacità di fare tamponi, 2500 ogni giorno, più di quanti ne venivano effettuati a marzo-aprile in piena emergenza. Ma nello stesso tempo, sottolinea Casani, ci sono difficoltà di stare al passo con il numero crescente dei tamponi, molti dei quali legati appunto al mondo della scuola, difficoltà che dovrebbero essere superate con l'introduzione dei test negli istituti scolastici. Il prefetto Francesco Esposito e il sindaco di Capannori Luca Menesini hanno firmato il protocollo d'intesa per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti all'esterno delle scuole del comune di Capannori. L'iniziativa prevede lo stanziamento di quasi 28.000 euro, grazie ai quali sarà possibile installare un sistema di videosorveglianza nell'area di parcheggio davanti al liceo scientifico Maiorana. Sono previsti inoltre servizi di controllo da parte della stessa Polizia Municipale. Il Tribunale di Lucca ha convalidato l'arresto del 55enne che, lo ricorderete, ce ne siamo occupati domenica sera, ha accoltellato un giovane dopo una discussione in un bar di Monte San Quirico. L'uomo rimane quindi nel carcere di San Giorgio. L'accusa è di tentato omicidio pluriaggravato. All'uomo è stato sospeso il reddito di cittadinanza. E torniamo in un certo senso a parlare ancora di coronavirus. Come vivere e gestire l'infanzia, l'età forse più delicata, ai tempi del coronavirus. Coronavirus nell'infanzia. È questo il tema trattato nell'incontro organizzato dalla Misericordia di Borga Mozzano presso l'ex convento delle Oblate mercoledì 7 ottobre. La serata, trasmessa anche in diretta Facebook sulla pagina della Misericordia del Borgo, in quanto la sala poteva ospitare solo poche decine di persone, si è aperta con i saluti del governatore Gabriele Brunini, che nel suo intervento ha sottolineato quanto sia importante affrontare l'argomento legato all'impatto del Covid-19 nei giovanissimi. Abbiamo cercato di dare una mano ai genitori, dare una mano anche al nostro pediatra Luca Lotti, che è sotto pressione in queste giornate, e abbiamo voluto fare appunto la possibilità di interloquire tra genitori e pediatra, insieme anche alla Giulia Verdigi, psicologa, alla nostra direttrice della RSA Lorena Mariani, ecco, per dare un supporto ai genitori. Potrebbero fare stasera le domande che magari gli verranno in mente nelle mattine in cui i bimbi possono avere qualche problema. Alcune domande rivolte ai due ospiti della serata, coordinati da Lorena Mariani, sono arrivate proprio dalla diretta Facebook. Uno dei relatori era il pediatra Luca Lotti, che nel corso del suo intervento ha posto l'accento sugli aspetti medici del coronavirus, che riguardano nello specifico i più piccoli, come i sintomi da osservare e le raccomandazioni principali sulla salute e l'igiene. L'altro, la psicologa Giulia Verdigi, che ha curato invece la parte emozionale del virus, affrontando anche le situazioni che si vengono a creare sia all'interno delle famiglie che nell'ambito scolastico, fornendo utili consigli ai genitori su come rapportarsi con i propri figli e gestire ogni aspetto della loro vita ai tempi del coronavirus. All'ex Real Collegio di Lucca si è aperta l'edizione 2020 del LUBEC, il Lucca Beni Culturali, in edizione forzatamente ridotta a causa dell'emergenza sanitaria. Tra gli appuntamenti della prima giornata, i convegni sui borghi storici, al quale ha partecipato Flaminia Santarelli, direttore generale turismo del Ministero Beni Culturali, e quello sulla riforma del sistema dello spettacolo, alla presenza del sottosegretario al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Anna Laura Orrico. In mattinata aveva portato i suoi saluti il presidente della regione Eugenio Giani. Le artiste lucchesi danno voce alle donne che hanno fatto la storia. Natalia Ginzburg, Marisa Bellisario, Margherita Hack, Liliana Segre. Donne che a diverso titolo hanno lasciato un segno nella storia del nostro paese. A loro e ad altre figure femminili è dedicato l'incontro dal titolo Voci, impronte femminili nella storia italiana, in programma domenica 18 ottobre alle 16.30 all'Auditorium di San Romano. L'evento è stato presentato a Palazzo Orsetti. A dare voce ad alcune delle più importanti protagoniste al femminile della nostra storia saranno altrettante voci e artiste lucchesi del nostro tempo, coordinate da Michela Panigada. Ci saranno
attrici che narreranno la biografia di donne importanti, mentre nell'evento precedente parlavamo di donne della storia di Lucca, quest'anno parliamo di donne importanti per la storia di tutto il nostro paese. L'iniziativa è realizzata dall'Associazione Città delle Donne in base a una collaborazione con altre associazioni, col Comune di Lucca, con l'Enciclopedia delle Donne e con un contributo che è stato fondamentale dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L'appuntamento è promosso da Città delle Donne, Comune di Lucca ed enciclopediadelledonne.it in collaborazione con Maria Pacini Fazzi Editore e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Per assistere all'evento è necessaria la prenotazione scrivendo alla mail di cittadelledonne.it. Salvatore Pipus, dirigente di Acea, il nuovo amministratore delegato di GEAL, la società che gestisce il servizio idrico nel comune di Lucca. Il passaggio di consegne è avvenuto nel corso del consiglio di amministrazione della società, che ha recepito le dimissioni da consigliere dalla carica dell'amministratore delegato che dal 2013 guidava la società, Andrea De Caterini, la quale ha assunto altri rilevanti incarichi all'interno della società del gruppo Acea. Siamo allo sport, speravamo in un mercoledì da Leoni, l'avevamo anche un po' paventato, almeno ci avevamo sperato per le nostre squadre più importanti. Cominciamo dal calcio, così proprio non è stato, una pessima lucchese è stata sconfitta in casa dal Grosseto. È la terza giornata, al Porta Elise, in una serata quasi primaverile, arriva il Grosseto nella prima sfida di campanile della stagione. Monaco conferma il 4-3-3, ritrova capitan Benassi e rilancia Lionetti in mediana, indisponibile Papini. L'ultimo arrivato Moreo parte dalla panchina. È il quinto confronto negli anni 2000 al Porta Elise con bilancio leggermente favorevole alla Pantera. Si gioca di fronte a circa 500 persone. Buon ritmo nelle prime fasi, ma il Grosseto a farsi preferire mentre la Lucchese fatica a macinare gioco. I Torelli non fanno complimenti e forse meriterebbero qualche giallo in più. Lucchese lenta, involuta e leziosa. Al 21esimo il primo tiro nello specchio della porta, con Cruciani che ci prova su punizione da posizione assai defilata. Antonino blocca facile. Due minuti più tardi gli ospiti passano, Boccardi svolazza Allegro al limite dell'area di rigore. Nessuno lo contrasta e allora al 10 del Grosseto uccella Coletta con un chirurgico rasoterra che si insacca nell'angolino alla destra del portiere. Cruciani alza la voce, cerca di scuotere i suoi, ma la reazione non si vede. Non succede altro, primo tempo orribile, da dimenticare. Monaco prova a cambiare qualcosa inserendo Meucci e Convitto per Cruciani scalzi, ci prova subito il barbuto Meucci ma il suo tiro è come la gara della Lucchese, inguardabile. Così sul rovesciamento di fronte ancora Boccardi, un nome, un incubo, a incunearsi tra le belle statuine della Lucchese a trafiggere Coletta per la seconda volta. Rialzarsi adesso è durissima, Boccardi, di gran lunga il migliore in campo, continua a seminare il panico. Poi entrano anche Bitep e Moreo, ma la sostanza cambia di poco. La Pantera ci mette un pizzico di orgoglio, ma non basta. Galgani scalda ancora i guantoni a Colette, siamo al 90esimo. In pieno recupero, Convitto scocca il primo tiro vero verso la porta maremmana e Panariello avrebbe anche l'occasione di segnare, ma alza in modo maldestro sopra la traversa. Una Lucchese troppo brutta per essere vera si piega al Grosseto. Il quadro non è idilliaco, un punto dopo tre giornate e la prospettiva della trasferta di domenica prossima a Vercelli. Forse aveva ragione il presidente Russo quando predicava pazienza, ma il campionato non aspetta e allora urge una sollecita reazione. Questa è la Lucchese e non è andata meglio nel basket, nel massimo campionato di basket femminile al GESAM Lemura che ospitava al Palatagliate la GES. Legittima e meritata vittoria della GEA Sesto San Giovanni che viola il parquet del Palatagliate nella seconda giornata del campionato di Serie 1 di basket femminile. Grande prestazione corale delle ospiti con ben 5 giocatrici in doppia cifra, una GEA che conferma di poter recitare un ruolo importante in questo campionato. Contro un avversario già rodato e con il roster quasi al completo, l'unica assente era l'area Panzera, Lucca ancora priva di Linnea Harper ha pagato a caro prezzo un primo quarto dove le ospiti hanno costruito quel gap nel punteggio che ha indirizzato sin da subito il confronto. Solito quintetto iniziale per Iurlaro con Jakubkova, Miccoli, Sprafico, Smorto e Russo. Geas accelera forte di un'impressionante percentuale di realizzazione. Non a caso il primo quarto si chiude con le ospiti avanti 31-9 e partita già compromessa per Lucca. La squadra di Iurlaro fa un'enorme fatica a reggere allo strapotere fisico e sotto le planche a rimbalzi delle ospiti altrettanto stenta a trovare la via del canestro. Il secondo quarto è più equilibrato, dalla panchina escono con maggiore frequenza Silvia Pastrella e Alessandra Orsili che danno un buon contributo alla causa. Serve
tende però solo a limitare i danni. L'intervallo lungo il tabellone recita 30-45 per la Geas. L'inerzia del match, decisamente a favore delle ragazze di Cinzia Zanotti, non cambia nella seconda parte, dove la Spreafico, 18 punti a referto, prova a trascinare la squadra alla riscossa, ma non c'è nulla da fare. La fiammella della speranza si spegne presto e le rossonere milanesi passano con pieno merito, violando per la prima volta il Palatagliate 84-62. Le Mura deve subito voltare pagina e preparare con spirito e orgoglio il prossimo impegno, che la chiama la trasferta di Costa Masnaga vicino a Lecco, palla a due fissata per le 21 di sabato 10 ottobre. Chissà che su quel ramo del lago di Como. Si chiude qui la prima parte del TG Noi, una breve pausa, ma torniamo subito dopo con le notizie da Viareggio e dalla Versilia.